con Linea Calcio, tutto dedicato all'interazione con i tifosi, quindi la priorità sarà ascoltare le vostre voci e soprattutto le aspettative in vista del big match di venerdì sera, quando sarà il signor Doveri, che avevamo anche indicato nelle previsioni come forse l'arbitro più adatto, no, per dirigere Napoli-Juventus, a fischiare tra azzurri e bianconeri. 081 014 42 63 per intervenire in diretta al telefono. Vi ricordo che questa sera, in prima serata, qui in onda, ci sarà Punto Centrale con Tony Iavarone e i suoi ospiti per affrontare tutte le tematiche sociali, politiche, di cronaca della nostra città. Riferimento naturalmente anche agli scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma, quegli oltranzisti che hanno bloccato gli scontri della 1, dei quali si è parlato oggi al Viminale in un incontro tra il ministro dello sport Andrea Bodi, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il presidente della Lega Calcio Serie A Lorenzo Casini e quello della FIGC Gravina. L'indicazione sarebbe quella di andare verso la chiusura delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Qui, questo secondo insomma, quanto raccolto nel pomeriggio, ma non ci saranno provvedimenti in vista di Napoli-Juventus, big match della prossima giornata, la 18ª in Serie A. Mi pare anche giusto, visto che ormai siamo prossimi al match. Intanto, tra le note di giornata, prima di passare alle slide riassuntive dei quotidiani, ha parlato Bartosz Berezinski, che è il volto nuovo del Napoli, arrivato per completare l'assetto basso a destra con Zanoli, che è passato alla Samp e ha anche esordito proprio contro gli azzurri. Berezinski ha detto: "È stata una sorpresa straordinaria la chiamata del Napoli, un onore essere qui, sono i più forti d'Italia". Quindi convinzione di essere arrivato nella piazza e nella squadra più competitiva. Elogi per Spalletti e naturalmente anche stima e attenzione massima da destinare alla Juventus, prossimo avversario di venerdì sera. Ha parlato in conferenza stampa anche Lorenzo Insigne, che ha detto: "Avevo proposte dall'Italia, ma per me in Italia c'è solo il Napoli, quindi sarebbe stata impossibile un'altra destinazione sul suolo italico". E invece da casa Juventus ci sono buone notizie per Allegri, perché Bremer sarà recuperato per il match di venerdì. Ecco, vediamo proprio il riferimento della pagina del Corriere dello Sport con la guardia brasiliana contro Osi. Insomma, l'ex Toro a prendersi cura di Victor Osimhen. Facciamo scorrere ancora le nostre slide, vediamo che altro possiamo proporre. La meglio gioventù: c'è Osimhen da un lato e Szczęsny, il super portiere polacco della Juventus, che è reduce da un grandissimo mondiale. Due facce assai rappresentative delle due squadre. Il Napoli che può mettere in mostra i migliori numeri della Serie A. E ancora Lobotka, faro del Napoli, così Lucio lo ha liberato puntando sulla qualità del centrocampista slovacco, che è fresco anche di prolungamento contrattuale fino al 2027, è l'uomo faro della manovra azzurra. Poi ancora l'oro di Napoli, gol di Spalletti, la solidità di Max, una sfida a scudetto da spettacolo. Qui le due facce rappresentative della sfida sono Kvicha, Kvaratskhelia, e Arkadiusz Milik. A proposito delle voci che arrivano da Castelvolturno, vi confermo le ottime condizioni stando ai test sia per Kvaratskhelia che per Piotr Zielinski. Manca sostanzialmente il gol, che speriamo possa arrivare proprio contro la Juventus. Domani ci racconterà di più nella conferenza stampa di vigilia alle 15 Luciano Spalletti, che tiene tantissimo alla partita e sta continuando ad analizzare con il supporto dei video tutto ciò che può caratterizzare la manovra della Juventus. E si sa che, insomma, senza girarci attorno, dovesse il Napoli battere la Juventus e portarsi a più 10 rispetto ai bianconeri, che ritengo l'avversario sempre più pericoloso, il Napoli avrebbe, ecco, una vera e propria ipoteca sulla vittoria finale, per quanto poi mancheranno ancora 20 partite. Andiamo al telefono. Pronto, Luigi? Pronto, ciao, sì, buonasera. Buonasera a te, ben trovato. Ieri più volte ho provato a prendere la linea, ma non ci sono riuscito.
Sì. Volevo dire due cose. Una per gli scontri tra tifosi napoletani e tifosi della Roma. Quelli non sono tifosi né del Napoli né della Roma. Quelli sono bande di delinquenti che si danno appuntamenti telefonici perché la polizia si vede già tutto. Si danno appuntamenti per fare una rissa. Né più né meno. Quindi è su Napoli dai tifosi napoletani o tifosi della Roma. Seconda cosa, io li volevo chiamare perché per la prima e spero l'ultima volta che non sono d'accordo con la nostra stupenda Italia Mele. Perché? Quando ha detto il fatto che Sozza si sa che è arbitra così, non ce l'ho con Sozza, visto che è arbitra così, ce l'ho con chi ha indicato l'uomo giusto per permettere all'Inter di menare. Quindi io non ce l'ho né con Sozza, ma con chi lo ha designato, sapendo benissimo che quello avrebbe fatto giocare duro. Sì. Chi è che ne subisce se si gioca duro? Il Napoli. Poi più di uno, i giocatori del Napoli non vanno a tornare dell'altro, cioè stupidate, noi non siamo dai due, non possiamo nel match. Se no in cartellini gialle rosse, se lo crebbe aiuta. Quindi mi scuso con l'Italia, spero che sia l'ultima scivolata che ha fatto. Vi ringrazio per quello che ci offrite tutte le sere. Forza Napoli. Forza sempre. Napoli sempre, grazie Luigi. Io devo dirti, mi sono già espresso sul tema, non credo che in sede di designazione si pensi o si possa pensare ad un arbitro con determinate caratteristiche da mandare ad un big match. No, io penso che Sozza, essendo in predicato di diventare, perché è già molto bravo, ma di diventare il migliore degli arbitri italiani, sia stato scelto per dirigere la partita di cartello. Poi è vero, non è bello e non è buon costume circondare l'arbitro in uno stile che è tipicamente juventino, l'abbiamo visto nel corso degli anni. È anche vero che il Napoli nel proprio DNA fa fatica a diventare squadra da partite così fisiche e anche così nervose, anche così cattive in determinati momenti. L'Inter da questo punto di vista è sicuramente squadra più avvezza a queste caratteristiche. Il Napoli ha pagato dazio, anche questo bisogna dirlo, per quanto nell'analisi della partita, dopo un primo quarto d'ora di difficoltà nel quale l'Inter ha premuto sull'acceleratore, bisogna anche dire che poi il primo tempo il Napoli lo ha gestito sostanzialmente bene, impadronendosi ecco, della zona centrale del campo, senza avere delle occasioni, però senza concederle poi nella ripresa tutto quello che abbiamo visto. Comunque, questo è un po' il quadro delle cose, una partita che è stata messa nel dimenticatoio per merito del Napoli, perché la squadra di Spalletti è riuscita ad andare a Genova e a vincere 2-0, per quanto potesse sembrare facile. Nessuna di queste partite, specie in un contesto, in un momento psicologico come questo, è facile. Quindi il Napoli l'ha portata a casa. Di contro abbiamo visto come l'Inter, dopo la vittoria con gli azzurri, abbia sprecato con il Monza e fatto gran fatica ieri sera, ha giocato praticamente i supplementari per superare il Parma, rischiando l'eliminazione dalla Coppa Italia. Ricordiamo altresì che il Napoli, dopo la Juventus venerdì, martedì tornerà in campo al Maradona, lo farà per affrontare la Cremonese proprio in Coppa. Torniamo al telefono, pronto? Pronto Silver, ciao, buonasera. La verità, ci ho messo un po' parecchio, io da giovedì sera. Ciao Cino, ciao, benvenuto. L'intervento di diciamo un po' di Salvatore Caiazzo. Sì. Per quanto riguarda il fatto dell'alibi, non concordo tanto, sai perché? Faccio solo due spiegazioni. Secondo me il Napoli è stata un pochettino, come si dice, ha iniziato quella partita con la cosa che non è stata male prestazione, secondo me, ma direi più condizionata dal fatto di Antanovic, quella frase che disse sotto all'uscita degli spogliatoi. Se era qualche altro arbitro, che poi io non accetto manco il giusto fatto che hanno mandato a un milanese, Silver, io faccio una piccola annotazione. Io un tempo fa, una settimana, 10 giorni fa, ti dissi che il Nord è razzista con noi.
Ma non lo dico perché sono una cosa dispregiativa. Il Nord, nei nostri confronti, può essere il migliore amico. Ci disprezzano. Allora, persone del genere non doveva mai arbitrare. È di Milano, per quanto voleva essere, faceva il tifo per il Milan. Ma è sempre milanese. E l'Inter si trova a Milano. E per me non è una male prestazione, come hanno detto tutti. E anche il fatto dell'ansia di Spalletti. Lì è tutto partito da che lui ha identificato la partita sotto un fatto di timidezza. Lì è stata condizionata. Perché io mi ricordo l'espressione di Lorenzo e Merter quando Andanovic finì di dire quella cosa all'arbitro. Mi raccomando, Sosa, non fischiare troppo. Ma che stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando, Silver? Io non la vedo. Io vedo che è stato un fatto condizionato e ci hanno portato a fare quella determinata. Ma poi quei falli, quei fallacci. Barella che ha fatto un fallo di quello su Chevara. No, non è accettabile. È un fallo da espulsione. Allora io dico, e te lo ripeterò sempre, a Roma dobbiamo fare il muro perché noi siamo il sud e dobbiamo farci tutto, politicamente, culturalmente, in tutto. Ciro. Perché loro ci odiano sempre. Ciro. Ci odieranno sempre, sono gelosi, invidiosi di noi perché noi siamo i numeri uno. Scusami. Ti ringrazio e ti saluto. Va bene. Ti ringrazio e ti saluto. Una cosa ti dico, con la Juve e stracciamo. Va bene, okay? speriamo. Mai non passi però questo motto separatista. È un momento in cui c'è bisogno di distendere gli animi, assolutamente. Notizia di oggi, ennesima notizia di violenza nello sport, calci e pugni al capitano dell'Angri, era in programma la partita poi sospesa con il Portici di Serie D, da parte di un gruppo di facinorosi perché per aver sbagliato un calcio di rigore. Allora, non... Intanto io non sono d'accordo con una visione insomma improntata ad un'eventuale premeditazione da parte del designatore arbitrale nella scelta di Sozza. Le parole di Andanovic non sono belle, assolutamente, non è un bel modo di fare, soprattutto in una zona, il sottopassaggio, il corridoio che conduce al campo, che si sa è pieno di telecamere. A prescindere dalle telecamere, non è bello, ma da qui a pensare che Sozza possa essere stato condizionato dalle parole di Andanovic, ce ne passa, ragazzi. Poi il Napoli ha perso perché non ha fornito la sua migliore partita contro l'Inter, e anche questo bisogna dirlo. Quindi io sarei un po' più cauto. Per fortuna si è voltato già pagina, nel senso che poi il Napoli si è ripreso qualche giorno dopo, vincendo la sua partita a Genova e rilanciandosi in classifica. Torniamo al telefono, pronto? Pronto? Sì. Posso parlare? Certo, ciao Ercole, ben trovato. Buonasera. Allora, quello che volevo dire, lei ha accennato oggi alla partita di Serie D. Sì. Io sono il papà di Mister Sanchez e sentendo queste cose per telefono e sentendo queste notizie mi credo, non mi sono sentito bene perché non sono dovuto andare a ridurre, andare allo stadio, ma sentendo queste brutte cose sì. Io mi sono preoccupato per tutti, soprattutto per i giocatori. Allora un rigore può essere sbagliato, sempre sbagliato, noi siamo umani. È vero, una partita tesa, una partita che l'Angri aveva bisogno di punti, ma arrivare a questa violenza no. Scusi, Ercole, non ho capito, scusami, ti do del tu sei il papà di? Del mister Sanchez dell'Angri. Del mister dell'Angri. Allora, sentendo queste notizie, io non sono andato allo stadio. Sì. Perché non mi sentivo bene, non mi sono letto. E sinceramente sentendo queste notizie non è più calcio. Non è più calcio. Hai avuto modo poi di parlare con tuo figlio, con il mister? No, stavo ancora cercando di sapere come stanno, come non stanno. E sai,
certo. No, altri fidi miei, sia Carlo, perché c'è un altro allenatore che si chiama Carlo Sanchez, che ha ripugnato anche a femminile, Sì. e lui mi ha assicurato che stava bene, stava tranquillo, eccetera. Però questo non è il modo di fare calcio. Mi creda, non è il modo di fare vedere calcio. Questo non è più, perché ci sono dei bambini, ci sono delle donne, cioè, è un'immagine. Triste, un'immagine triste. Ai Beh. miei tempi, quando io giocavo a calcio, era sì, c'era intanto qualche tifoso, però si giocava veramente a calcio. Devo dire che questi qui non hanno niente a che fare con lo sport. Caro Ercole, consentimelo. Poi non riesco a concepire una cosa, sotto i sottopassaggi, come fanno a stare delle persone strane? Eh sì, insomma, Ercole, quello che sei riuscito a capire che sono ancora lì, che si cerca di, insomma, di ritrovare una parvenza di tranquillità Io dopo. solo questo volevo sapere, solo una tranquillità. Poi per il resto, o si vende, o si vince, o si pareggia. Egregio signore, oggi calcio è fatto così. Io sono per pallone, io apprenderei tutto, però non perché la mia mente mi crede, lei può essere mio figlio. Mi crede? Io non lo ammetto più. Ercole, è una testimonianza importante, naturalmente noi la pensiamo come te, ci siamo espressi poco fa con le stesse parole, però quello che è successo oggi nella partita tra Angri e Portici è qualcosa di scandaloso che fa seguito agli scontri sulla 1 e a tutte le degenerazioni che purtroppo accompagnano soprattutto il calcio, perché è Ma vero. No, è vero che si dice non bisogna generalizzare, non bisogna prendersela con una tifoseria piuttosto che con un'altra, però è il calcio che ha maggiore visibilità e che si porta dietro la bestialità di tantissimi che con lo sport non avrebbero, non dovrebbero avere nulla a che fare. Quindi, allora, sì. egregio signore, io voglio dire l'ultima cosa e poi Prego. stacco per dare spazio agli altri. Prego. Sa perché succede queste cose? Perché si parla troppo di violenza, ma quando non si parla in televisione, sul giornale, di tante di queste cose, come adesso stanno facendo una partita dell'anno tra Juve e Napoli, così succedono disagi, così succedono tante cose brutte, perché mi parlano troppo con un'attenzione enorme, con interessi, troppi interessi. È una partita di Serie B, sinceramente non è che stiamo parlando. Una partita della vita. Lo so, lo so. Io Io, spero che finirà e le chiedo scusa della mia ma per intervento. carità, è una testimonianza più importante di questa, non poteva esserci perché proprio a ridosso della notizia che abbiamo rilanciato di quanto è successo questo pomeriggio ad Angri, per Angri Portici, lo ripetiamo, partita sospesa dopo un calcio di rigore fallito per un'aggressione ad un calciatore dell'Angri e al telefono abbiamo Ercole che è il papà di Mister Sanchez, l'allenatore dell'Angri, quindi una testimonianza in tempo reale su fatti drammatici, grami e tristi. Ercole, grazie mille, un grosso in Io bocca al la lupo. ringrazio e le chiedo scusa. Per carità, un grosso in bocca al lupo anche a suo figlio e ai ragazzi che sono stati coinvolti, i ragazzi calciatori, non i facinorosi. Giustamente Ercole si chiede: ma com'è possibile che nel sottopassaggio, nel corridoio che porta al campo, ci siano persone che su un terreno di gioco non dovrebbero esserci? Ci fermiamo, break pubblicitario, poi ripartiamo. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 20 e 29 minuti. Vi ricordo che questa sera, prima serata dedicata qui a Canale 8, a Punto Centrale con tutti gli approfondimenti con Tony Iavarone, i suoi ospiti in studio, cronaca politica e sociale, c'è tanto da discutere della e nella nostra città. Andiamo al telefono, pronto? Non ancora?
Ma è caduta la linea. Allora, 081 014 42 63 per intervenire in diretta al telefono. Quale può essere la chiave di lettura o la strategia che seguiranno le due squadre, Napoli-Juventus, nel big match di venerdì? Presumibilmente, così come vi raccontavamo lunedì sera, potrebbe essere lo stesso tema tattico di San Siro, con la Juventus attenta, asserragliata secondo le sue caratteristiche, esaltate nelle ultime 8 partite di campionato, in cui è stata brutta, bruttissima la squadra di Allegri, ma che ha portato a casa 24 punti. Sui 24 a disposizione, quindi il massimo del bottino, tirando pochissimo in porta, e però dimostrando di saper segnare e soprattutto di saper difendere. E il Napoli deve stare molto attento a non farsi ingolosire dal potenziale offensivo che ha. Anche Victor Osimhen a Genova dopo la partita si è lasciato scappare, ha detto: lì davanti siamo tanti, tutti bravi, tutti forti, quindi abbiamo tante bocche di fuoco, tante potenzialità per andare in gol. È vero. È verissimo, basta soltanto scorgere e guardare i nomi, anche le opzioni di tridente da schierare, ma allo stesso tempo è consigliabile grande cautela ed equilibrio nella gestione della partita, senza andare allo sbaraglio perché non ce n'è bisogno. È la Juventus che deve cercare di recuperare punti al Napoli e non viceversa. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, Silver? Sì. Buonasera, sono Salvatore da Napoli. Ciao Salvatore, buonasera, ben trovato. Ciao, vabbè, già lo chiamo tante volte, sei un giornalista eccellente. Te Volevo ringrazio. dirti solo una cosa, per Tizio, dopo che finirà la trasmissione, vai a controllare su YouTube quello che stanno dicendo i supporter juventini della designazione di Doveri, che è un pro Juventino, cioè un contro Juventino a favore del Napoli, perché ha fatto tanti di quegli sbagli agli juventini e che il Napoli non poteva scegliere di meglio. Vabbè, lasciamo perdere. Però Ricordati, vorrei dirti una ricordati cosa. sempre, ogni tanto io mi imbatto, ma così per errore, sulle pagine dei tifosi della Juventus. Loro hanno una concezione che è antitetica a quella reale, sempre. Cioè vivono in un altro mondo, in una realtà che è parallela a quella vera. Quindi loro sono vittime del sistema, si indaga, le procure indagano su di loro perché c'è un accanimento nei confronti della Juventus. È tutto un mondo parallelo. Io credo che Doveri sia bravo. Ti dico la verità, mi è stato chiesto chi mi auspicassi nella designazione arbitrale e avevo detto Doveri. Poi vedremo. Speriamo solo che non debba essere mai l'arbitro ad orientare le partite. Perfetto, perfetto. Senti, poi volevo dirti un'altra cosa. Per quanto riguarda come si chiama, la conferenza stampa di fine partita Spalletti? di Luciano Sì. Spalletti, fece un'annotazione nel finale, perché secondo me lui veramente adesso ha capito il punto di preparazione del Napoli, dicendo al poveretto giornalista, disse: all'ansia ve la faremo venire a voi. Sì. Cioè, secondo me in generale, perché ha capito che Napoli adesso sta diventando ancora più forte. Secondo te è giusta questa analisi che ho fatto? Ciao, poi spazio all'altro. Grazie, Grazie. grazie Salvatore per aver chiamato. Ve l'abbiamo riproposta anche ieri sera il passaggio in cui il giovane collega chiedeva: Mister, ma c'è il rischio che questa squadra, ancora giovane nei fatti, possa subire l'ansia del momento, la responsabilità della gestione di un vantaggio che è corposo, ma che si sa può non bastare se si dovesse soltanto inceppare qualcosa? E Spalletti ha risposto: l'ansia gliela faremo vedere, gliela faremo venire a lei, le faremo venire l'ansia. Sì, io spero che la chiave di lettura sia quella tua. Ho anche notato uno Spalletti un po' risentito in conferenza stampa post Genova, probabilmente per le polemiche eccessive che erano seguite alla sconfitta di Milano con l'Inter. E quindi c'è anche un'altra chiave di lettura. Può essere lo Spalletti chioccia che viene fuori, che si propone, insomma, da parafulmine, nel senso che cerca di attirare l'attenzione di tutti per alleggerire la squadra. Poi alla fine resta il campo e i segnali che raccogliamo quotidianamente dal punto di vista giornalistico, con quello che riporta Italia da Castel Volturno, sono molto confortanti, stando ai test relativi alla condizione fisica dei calciatori.
che è una cosa centrale. Quindi Kvaratskhelia sta molto bene, Zielinski sta bene, Elmas sta benissimo, meglio di tutti quanti gli altri. La squadra è in salute. Stanno lavorando in questi giorni con un'attenzione spasmodica. Spalletti più di tutti quanti gli altri. Al video per rivedere tutti gli errori commessi a Genova e a Milano, per vedere ciò che si può fare per affrontare la Juventus, che è avversario duro, durissimo. Non è pretattica quando lo dice Spalletti, è la realtà dei fatti. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera Silber, Buonasera a buonasera. te, carissimo. Sì, ciao Silber. Senti Silber, secondo te Kvaratskhelia è un problema mentale o fisico? Poi ti chiedo, tu che ne pensi? Questo fatto sto leggendo sui vari siti per mezzo di questi quattro stupidi sull'autostrada, stanno decidendo di non far fare più le trasferte ai tifosi del Napoli. E io qualche trasferta la faccio, però sempre tranquillo con mio figlio e cose. Perché non dovrei andare più in trasferta ai quattro stupidi imbecilli? Hai ragione. Capito? E poi ti sento per televisione, va bene? Ti Grazie. ringrazio molto, ti ringrazio molto Massimo. Parto dalla coda, sono d'accordo con te. È un'ingiustizia. Oggi, ripeto, c'è stato questo incontro al Viminale tra il ministro dello Sport Abodi, il ministro dell'Interno Piantedosi, c'erano Casini, che è il presidente della Lega di Serie A, e Gravina, presidente della FIGC, e l'intendimento, l'indicazione di fondo è quella di andare verso la chiusura delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli, che è un'ingiustizia per tutte le persone per bene, per i tifosi per bene come te. Però questo è l'intendimento, i fatti sono stati gravissimi e bisognerebbe essere sempre esemplari nelle pene, però, sempre. Ma dico sempre, anche quando gli stadi diventano delle cloache in cui si invoca l'eruzione del Vesuvio, la cancellazione di una razza, anche in quel caso lì bisognerebbe essere esemplari. Perché in uno stadio, oggigiorno, negli stadi di oggi, si conosce tutto di tutti, si sa tutto di tutti. Quindi basterebbe poco per prenderli, beccarli, cacciarli e non consentirgli più l'accesso allo stadio, senza penalizzare quelli buoni. Poi mi chiedevi di Kvaratskhelia. No, Kvaratskhelia è stato vittima di una lombalgia fastidiosissima. Per un calciatore come lui, che fa del dinamismo, dell'atletismo, della potenza, dell'esplosività la caratteristica principale, la lombalgia ti fa perdere la condizione, ti fa perdere brillantezza, il che tutto questo fa capire che ci vuole un po' di tempo poi per recuperarlo. E ha pagato, sta pagando dazio per quello, però vi ripeto, ti ripeto, per le notizie che sono in nostro possesso, i test di Kvaratskhelia, test fisici, sono ottimali e quindi va a finire che segna contro la Juventus, eh? E non sarebbe male. Siamo pronti per tornare al telefono. Pronto? Pronto? Ci stiamo preparando per andare al telefono. Eccoci, pronto? Silver, ci sei? Buonasera. Ciao Buonasera a te. Silver, buonasera Pasquale. Scusami, forse ti faccio una domanda che ti hanno fatto anche gli altri, perché sono appena tornato dal È lavoro. un piacere, Pasquale, vai. Allora, innanzutto, ma io quest'anno non ti ho visto a Di Maro, o No, sbaglio? non ci Non sono ti sei stato, visto? non ci sono stato perché ho condotto da studio, abbiamo fatto 20 giorni No, perché molto era intensi. bello ogni anno incontrarsi e fermarsi là fuori, lì a scambiare un po' di opinioni, un po' di considerazioni, eccetera. Quest'anno non ti abbiamo visto. Senti, ma Silver, dici un po', ma davvero non ci fanno più andare in trasferta a seguire il Napoli? Cioè, l'anno che potrebbe essere l'anno dei sogni, l'anno della consacrazione, l'anno dello scudetto, Per davvero, ora, davvero Pasquale, non c'è pensi che... nessuna ufficialità, eh? Non c'è nessuna ufficialità, però l'indicazione di fondo sembra essere questa. No, Ma ai soli residenti in Campania oppure a tutti i tifosi del Napoli? no, Possibile anche? io immagino per i tifosi campani che si spostano per andare in trasferta.
attendiamo, attendiamo l'ufficialità delle cose. Ripeto, queste sono delle indicazioni trapelate, emerse dal vertice che c'è stato oggi al Viminale. Quindi solo i residenti in Campania, quindi tutti quanti dobbiamo farci la residenza, dobbiamo cambiare residenza. All'estero. Dobbiamo farci la residenza fuori Napoli in questi mesi, dai. Tutti quanti i residenti fuori Napoli. Senti, ma tu sei del partito che venerdì dobbiamo vincere o del partito del pareggio? No, no, io sono del partito che si deve sempre giocare per vincere, però con calma. Lo si deve fare con intelligenza, non facendosi ingolosire dal grande evento. Napoli ti ha un ricordi il Napoli, ti ricordi Napoli Juve di Sarri quando perdemmo le 0-1-0 quello di Higuaín. Quella era una partita che anche il pareggio andava bene. Esatto, fecero praticamente solo quel tiro in porta. Solo quel tiro in porta. E poi ragazzi, gli scudetti si vincono aprile, maggio, non si vincono a gennaio. Tutti no, calmi, però, tutti... però è una partita molto indicativa, sai perché? A parte naturalmente il risultato, perché dovesse vincere il Napoli sarebbe un'ipoteca, per quanto poi manchino o mancheranno sì. ancora 20 partite, ma battere la Juve e portarsi a più 10 sulla Juve sarebbe un'ipoteca, ma è indicativo del fatto che quest'anno lo scudetto passa dal Maradona, cioè tutte le grandi squadre sì, abbiamo tutte le partite grandi, tutti gli scontri in casa, esatto, dove possiamo giocare sì, vero, con due risultati su tre, con due risultati su tre a nostro favore. Comunque cautela, sangue freddo e vediamo. Abbiamo un sogno del cuore sempre. Pasquale, ciao, ti ringrazio. Ciao, grazie. Grazie per aver chiamato. Ciao. Allora, ci fermiamo, ancora un break pubblicitario, poi ultimo blocco di Linea Calcio. Eccoci, eccoci, rientriamo in diretta e andiamo subito al telefono. Pronto? No, non ancora. 081 014 42 63 per intervenire. C'è la questione dei rigoristi. Chi deve battere? A chi fareste battere i calci di rigore? E Spalletti in conferenza stampa post Genova si è espresso a favore di Kvaratskhelia. Dice: il nostro rigorista è Kvaratskhelia, però mi fa molto piacere che ci sia tutta questa partecipazione, che siano così tanti a farsi avanti per tirare, e segno insomma di personalità. Poi Politano, che io ricordi, è un rigorista, anche bravo. Ah, eccolo qui il passaggio che il nostro Antonio ha pescato. No, no, ma questo qui è relativo a Kvaratskhelia, Antonio, dalla conferenza stampa? Ascoltiamolo, perché Spalletti è sempre, insomma, dopo Genova ha dimostrato una volta di più di avere tempra e di avere un livello di attenzione estremamente alto e nessuna intenzione di accettare i consigli. C'è totale blindatura del gruppo squadra da parte dell'allenatore. Sentiamo. Lui è entrato in area a fare le solite serpentine, è andato a puntare gli avversari, ha cercato di crearsi un varco dentro l'area avversaria che era sempre composta e sempre ordinata. Ragazzi, ci sono cinque sostituzioni. Ci sono cinque sostituzioni. E io le faccio quando mi pare queste cinque sostituzioni e levo chi mi pare. Avete voglia di insistere questo, quello, fa entra questo, fa entra quello, fo come mi pare fino a che ci sono, per cui mettetevi d'accordo fra di voi, perché io fo come voglio. Io fo come voglio, ma non avevamo dubbi. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, sì, Ver? Sì. Sono Gaetano da Casegiove. Ciao Gaetano, benvenuto, buonasera. Ciao. No, ho appena sentito Spalletti e sono d'accordissimo con lui. Io fo come voglio. Mi senti? Sì, sì, no, hai sentito cosa diceva Spalletti? Io sì, fo sì, come voglio. Sì, è d'accordissimo con lui, si prende le responsabilità ed è giusto che agisca così, come tu nella tua trasmissione, certo. Quello che dici e quello che proponi. Senti, volevo parlare della partita di venerdì. Sì. Io sto seguendo il Napoli, come ben sai, dalla prima giornata. E ho visto che nonostante il possesso palla del 65-70 anche 80%, molte volte i pericoli maggiori li prende sulle ripartenze, cioè perdere palle a centrocampo e dare modo agli attaccanti, è successo anche con la Sampdoria, sì, che possiamo correre dei pericoli in aria. Siccome la Juve giocherà su questo tema sicuramente, tutti chiusi in difesa e lanci lunghi per Chiesa o qualcun altro, come ben prevedo,
Secondo me sarebbe opportuno che a centrocampo Spalletti faccia delle scelte precise, perché bloccando le ripartenze sono convintissimo che vinceremo con la E Juve. che scelte faresti? Scusami, Gaetano. Allora, metterei, secondo me, Dembélé Dombele. e l'altro, come si chiama? Non scordarlo. Dombele Anguissa. Anche sta, tutti e due Lasci insieme. fuori Zielinski. Sì, Quindi, almeno almeno all'inizio terresti all'inizio, bravo, bravo. Dombele al posto di Zielinski, sacrificheresti un pizzico di qualità, anzi un bel po' di Bravo. qualità, perché Zielinski è il giocatore forse più talentuoso che è il Napoli, per dare fisicità. Perché tu mi devi, come ben sai, sia l'Inter hanno giocato anche loro sulla fisicità con noi. Io ho visto che a Clava lo hanno martellato a Milano. Altro che pubalgia e cose, se lo martellano a calci ogni partita, forse il ragazzo non può emergere. Quindi io con la fisicità, contromerei con la fisicità. Questa è Sì, la mia opinione, per l'amor di Dio. ci sta tutta, per carità, Gaetano. E poi per le altre scelte, chi faresti giocare? Ad esempio a sinistra, Mario, a sinistra basso Mario Rui o Olivera? Mario Rui confermatissimo. Ok. E proporrei Elmas al secondo tempo come al solito, che spaccherebbe la partita, eventualmente ancora sullo 0-0. Ok, va bene. Davanti, Questo è tutto. davanti naturalmente. Osimhen e voi metterei come Politano. E Politano, va bene, va bene. Ok, e allora Ciao, sì. stiamo a vedere, Gaetano, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie, Silvio. Ciao, Ciao, alla ciao, prossima. ciao, alla prossima. Allora, la fisicità, ecco, questo è un argomento interessante, in che modo andare ad affrontare la Juventus nella zona nevralgica del campo. Abbiamo sentito il nostro amico prediligerebbe l'impiego di Ndombele al posto di Zielinski. Era stato anche motivo di rammarico per alcuni, proprio per la partita di Milano a San Siro, perché in tanti avrebbero visto quella partita più per Ndombele che non per Zielinski. Allora, oggi c'è un punto fermo, che si sa giocherà Kim Min-jae, che ha recuperato dai problemi e sarà della partita, con ogni probabilità Juan Jesus al suo fianco, a destra Di Lorenzo intoccabile, a sinistra ballottaggio Mario Rui Olivera, dipende anche dalla partita che Spalletti intende fare. Certo è che rinunciare oggi al Mario Rui visto a Genova è difficile, però bisogna anche pensare alla risposta data nel post partita da Spalletti. Mario Rui è l'alternativa a Olivera e viceversa. I due sono praticamente sulla stessa linea di partenza perché stanno facendo tantissimo bene alla stessa maniera. Quindi dipende dalla partita che si vuol fare. In mezzo al campo, Lobotka, intoccabile, il faro con Anguissa, e poi lì ci sono diverse soluzioni. C'è la soluzione Ndombele, c'è la soluzione Zielinski che ha il marchio di qualità con la speranza che possa incidere un po' di più sulla partita. C'è Elmas che oggi non è più una semplice alternativa, soprattutto agli occhi di Spalletti, ma per il rendimento del ragazzo, che anche a Milano nei 15 minuti in cui è stato impiegato ha fatto molto bene, ha giocato a testa alta di personalità. E poi davanti, naturalmente, lì ci sono meno dubbi, io penso Politano con Osimhen, scusate, e Kvaratskhelia. Osimhen ha fatto gol alla Roma e alla Lazio, manca il primo gol ad una delle tre società, dei tre club che monopolizzano il calcio italiano, almeno stando al palmarès, Inter, Milan e Juventus. Speriamo possa sbloccarsi contro la Juve. Al telefono, pronto? Ciao, buonasera. Ciao Silva. Buonasera Complimenti a per il taglio tattico. te. Ah, grazie. Per il taglio, Per Tatti. il taglio tattico, sì, quello i capelli, complimenti. Senti, che volevi? No, per me va bene così tutto come sta andando la squadra, non cambiare niente adesso al momento come è, infatti. Al momento dobbiamo solamente aspettare di nuovo che ritorni in piena forma Kvaratskhelia.
che Di Lorenzo ritorni un'altra volta il Di Lorenzo, perché ultimamente è un pochettino appannato, anche se Beresis è un ottimo acquisto, secondo me la società quest'anno le ha azzeccate tutte. Mi dispiace solo un poco per Simeone e Raspadori, che in tutto questo restano un pochettino, diciamo, ai margini, però serviranno nei momenti in cui, diciamo, come sono serviti, sai, nella prima parte di stagione. Luigi, io penso che, sì, paradossalmente, vado un po' controcorrente, Raspadori e Simeone così a lungo in panchina è una delle notizie più belle in assoluto. Cioè, ma perché? Perché veramente il Napoli ha una disponibilità di uomini eccezionale. Esatto, io parto dal presupposto che Raspadori è fortissimo e che Simeone è un attaccante letale, è un attaccante velenoso, è un attaccante terribile. Cioè, se il Napoli può consentirsi il lusso di lasciarli così tanto in panchina, è una splendida notizia. Non c'è il rischio poi di, diciamo, di perdere il ritmo partita di queste... Ma martedì si gioca con la Cremonese in Coppa Italia. Anche questo è vero, sì, si devono tenere tutti pronti. Comunque quest'anno è venerdì è decisiva per me, perché se vinciamo venerdì è... Devo dirti la verità, anche per me una partita... Dobbiamo fare la partita tattica, dobbiamo aspettarli, cioè aspettarli, saranno loro che aspetteranno noi, perché sappiamo il non gioco della Juve come funziona, puntano all'85esimo, 88esimo, che Dio lo mandi buono. Se noi riusciamo a sbloccare la partita, poi dopo la devono fare loro, no? E lì il Napoli potrebbe andare a nozze. Speriamo, dai, è una gioia, ci vuole. Senti una cosa, non so se hai sentito l'intervista oggi di Rocchi, Rocchi, per il fatto del fuorigioco semiautomatico. Sì. Dovrebbe debuttare, se non sbaglio, proprio con la prima partita della Supercoppa la settimana prossima. Ho sentito dire delle cose, come loro comunque alla fine sono sempre loro che decidono come funziona. Ho sentito dire queste cose, che lui consigliato all'arbitro comunque di andare sempre a vedere, anche se si deve prendere un minuto in più per decidere con calma. Vedi, Luigi, è proprio nella sigla, semi-automatico. Cioè, al mondiale abbiamo visto che era un attimo, subito, certo, nessuno contestava. Ma alla fine si adegueranno anche qui. Speriamo bene. Anche perché è la cosa più semplice in assoluto, no? Sì, perché comunque alla fine abbiamo visto dei fuorigiochi millimetrici, che semmai era successo qua, tutte quelle cose tipo accerchiano all'arbitro, deve andare a vedere il VAR, queste cose. Invece là no, finisce là, basta, e passa avanti, un'altra azione. Sì. Settimana scorsa ho visto una partita di Premier League, cioè l'arbitro ha messo il record, addirittura pensavano che aveva lasciato il fischietto nello spogliatoio. C'è un altro calcio, un altro spettacolo, nessuno si lamenta, giocano tutti, usano lo stesso metodo da una parte e da un'altra, senza condizionamento. Non è che se deve espellere qualche giocatore del Manchester City non lo espelle, perché c'è un altro calcio, un'altra mentalità. Al 90esimo è finita la partita, tutti a casa, tutti amici come prima, e quello deve essere lo spirito. Ma per forza, cioè, non può essere che non posso avere un amico che abita a Torre Annunziata perché sono tifoso della Turi, o viceversa, non posso avere un amico a Castellammare perché poi dopo devo essere additato come un traditore dagli amici oppure da Facebook, non lo so. No, perché cioè, se passa sta logica si arriva alla demenza degli scontri cosa, della Uno, quello cioè, che è successo oggi ad Angri. Luigi, devo salutarti. A voi. Sono a in chiusura, voi, grazie per aver chiamato, ciao. Grazie a voi per averci seguito, io vi lascio a Punto Centrale, Tony Iavarone, i suoi ospiti per tutti gli approfondimenti di questa settimana e noi ci vediamo domani. Buon proseguimento.